Coventry ritorna fresco e stanco da un lungo weekend. Guida distratto e pensa alla TV, ha gli occhi persi dentro i calci di rigore. Sì, sì, ma al casello non si arriva mai. Eccoci che siamo rientrati in diretta su RadioRomaFutura.it e come annunciato un benvenuto a Federico il Pampasozio. Ciao Fede! Buon pomeriggio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ovviamente tantissimi auguri a te Maxi, che oggi è il tuo compleanno, te li faccio in diretta qui su Radio Roma Futura, Club del Football. Grazie, 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 ma insomma i compleanni dei vecchietti come me te lasciano il tempo che trovano, dai. Senti. Dai, su, vecchietto, adesso non esagerare. Allora, Inter-Milan, ieri, la partita che io ho definito abbastanza scialba, anche se Mancini si sta lamentando un po' per quel rigore che c'era, molto più evidente per l'Inter che per il Milan, però insomma è stata una partita, poi alla fine un pari, io l'avevo detto all'inizio ieri, trasmissione, che quella di ieri, che prevedevo un pareggio, speravo per te magari che poteva vincere la tua Inter, però insomma ce n'è da parecchio, ce ne vuole parecchio per diciamo cambiare la stagione. È difficile cambiare la stagione proprio nel derby. Che partita hai visto? Che purtroppo, caro Maxi, siamo alle solite, perché vabbè, comunque una buona hit è fatto da questo, voglio essere un po' positivo, però comunque un derby abbastanza soporifero, soprattutto per colpa del Milan, perché comunque il Milan ha creato zero azioni da gol completamente, e la partita l'ha fatta l'Inter, soprattutto ha giocato bene comunque il secondo tempo in maniera coordinata, non ha mai subito una reazione da parte del Milan, che è una squadra completamente inesistente. E poi ecco, insomma, bisogna sempre andare a commentare gli errori arbitrali, che dà fastidio, perché comunque sono stati errori arbitrali soprattutto a nostro sfavore, e quindi come al solito bisogna poi uscire dal campo non solo delusi ma anche arrabbiati, perché comunque è stato negato un calcio di rigore che alla luce del sole è netto, un fallo di mano in area di Antonelli su tiro di Hernanes che è netto, e quindi purtroppo quella è insomma l'occasione più clamorosa che non è stata data con l'arbitro, comunque era lì, e poi appunto l'arbitro sulla linea di porta a due metri nemmeno. Purtroppo è quello che ci capita da qui, insomma, negli ultimi anni, ovvero oltre al danno pure la beffa. Comunque dai, vedo positivo, come dicevo prima, anche perché l'Inter ha fatto una buona partita, ha giocato sempre comunque con ritmi alti, almeno per quello che riguarda le sue possibilità, e comunque un risultato che è molto stretto, come hanno detto tutti i giocatori, 0-0, un risultato strettissimo. E adesso poi la settimana prossima c'è Inter-Roma, comunque potrebbe essere il colpo decisivo per la Roma, appunto, per uscire definitivamente dai giochi, e quindi un game over per la squadra giallorossa. Io mi auguro che l'Inter faccia una partita come ha fatto ieri, anche perché comunque ieri, ripeto, non ha giocato male, e a parte i cross non arrivati dalla parte di D'Ambrosio,
Molto bene anche questo ragazzino Yuguri, che ha fatto il suo esordio ieri con molta personalità, e poi ovviamente anche l'attacco ha risposto bene, anche se non è arrivato il gol in una maniera, come avete potuto vedere tutti, veramente incredibile, veramente sfortunata. Ci hanno messa veramente tutta davanti Palacio e Icardi, ma Diego Lopez l'ha presa con la pancia, con la faccia, insomma, Mexes autogol, poi annullato, insomma è successo di tutto e di più, e quindi adesso vediamo la settimana prossima. Io mi auguro che comunque l'Inter possa continuare a giocare come sta giocando le ultime partite. A Verona ha vinto 3-0, il derby l'ha giocato bene anche se non ha segnato, però comunque sperando che poi la settimana prossima faccia risultato anche con la Roma. Quindi è importante. Secondo te sarà determinante la partita di domenica, di sabato con la Roma, nel senso, oltre che per i giallorossi, anche per l'Inter, per continuare, non dico la speranza dell'Europa, quantomeno per continuare più che altro, Federico, ad avere un atteggiamento da Inter, anche una classifica da Inter, perché se l'Inter molla rischia veramente di fare un'annata disastrosa. Beh, sicuramente già adesso l'annata dell'Inter è veramente compromessa, fuori da tutto, perché tanto finirà così, insieme al Milan fuori da tutto. Se la giocano lì davanti come al solito sempre Napoli, Sampdoria e Fiorentina per due posti in Europa League, una rimarrà fuori, e attualmente la Fiorentina sta a 2 punti, ma stasera deve comunque giocare, è fuori. Però comunque sì, è una stagione da completamente andata ormai, la partita con la Roma è solo, come dice Ranocchia, il nostro capitano, è solo come se fosse una partita dove bisogna tirare fuori l'orgoglio e l'attaccamento alla maglia, tutto qua. Per la Roma ovviamente è una partita ennesima, prova del 9 di una squadra che ormai non esiste più, un gioco che non esiste più, addirittura il pareggio con l'Atalanta proprio è il simbolo di una squadra ormai a pezzi, e poi soprattutto è una delle tante partite di una domenica noiosa come al solito, perché parte un paio di partite, quel paio di partite che, come abbiamo visto, Juventus-Lazio, e ci metto anche Cagliari-Napoli, anche se è stata una partita a senso unico, tutto il resto veramente di una noia mortale, Alberti 0-0, passi per Chievo-Udinese 1-1 sciapissimo, Roma-Atalanta 1-1, tutta la carrellata ovviamente è proseguita con Sampdoria-Cesena 0-0, insomma una Serie A sempre più noiosa, ormai è finita ovviamente, quindi già si sa chi ha vinto lo scudetto, già si sa chi retrocede, e siamo ancora al 20 di aprile, insomma penso che quest'anno veramente è stato toccato il fondo, Maxi, sulla Serie A, veramente. Senti, tornando all'Inter ma anche al Milan, ieri sera tutto il mercato di gennaio delle due squadre era in panchina, da Podolski a Santon, a Shaqiri da una parte, a Cerci destro, Paletta, solo Antonelli praticamente era in campo del mercato di gennaio. Questo significa che le milanesi hanno sbagliato anche, oltre a quello estivo, anche il mercato di gennaio, in particolare l'Inter, perché secondo te il Mancio ieri si è affidato anche a quel giovane nigeriano che tu giustamente hai detto ha giocato anche abbastanza bene, e non a questi altri tipi di giocatori? Sicuramente, ti rispondo prima alla prima domanda, sicuramente è un mercato per il 90% forse fallimentare, ma senza forse, perché Cerci si è rivelato un buco nell'acqua clamoroso nel Milan, come si è rivelato un buco nell'acqua clamoroso Podolski, e io non me l'aspettavo sinceramente. Santon è stata una sorpresa, perché comunque io l'avrei schierato dal primo minuto, e a me lo dico che salvo insieme a me, insomma, ad Ambrosio, anche se ieri non ha brillato, però comunque il resto dei giocatori sì, a parte Brozovic che era squalificato, tipo Dolski in panchina, Cerci destro, tutti buchi nell'acqua. Oddio, destro poi è entrato e ha dimostrato di non essere nemmeno entrato in partita alla fine. Per quello che riguarda invece, abbiamo detto l'altra domanda, perdonami, qual era precisamente l'altra domanda che adesso per rispondere? No, perché per quale motivo secondo te il Mancio ha tenuto fuori tutti questi giocatori e poi, come dicevi tu, ha fatto giocare il ragazzino nigeriano?
Sì, della Costa d'Avorio. Della Costa d'Avorio, scusa. Comunque sì, ha giocato Yuguri perché una scelta tecnica. Mancio comunque non è nuovo a queste novità, lui è sempre disponibile a fare sortire questi ragazzini della primavera, e non a caso in panchina c'erano anche Puskas e Bonazzoli. Però comunque una sorpresa, anche perché costretto dal fatto che mancavano Guarin e anche Brozovic. E chi fai giocare? Fai giocare Kuzmanovic, cioè, a questo punto veramente l'ha pensata un po' così, ha detto faccio giocare Yuguri al posto di Kuzmanovic, che sicuramente mi dà più personalità in mezzo al campo. Poi vabbè, comunque si è fatto la staffetta con Obi, e comunque Obi a me non è mai dispiaciuto, anche se comunque è un altro giocatore che non è da Inter ovviamente. Però sì, insomma, far giocare Yuguri dal primo minuto è stato un azzardo, che comunque a Mancio fa onore questo, perché un altro allenatore al suo posto non l'avrebbe mai fatto, un nome su tutti, Mazzarri, avrebbe fatto giocare Kuzmanovic, questa è la verità. Quindi sicuramente sì, do questo piccolo onore al Mancio, perché a me comunque non è dispiaciuto questo ragazzino della primavera. E poi anche perché comunque le varie squalifiche hanno pesato tanto in mezzo al campo. Sono sicuro che con Guarin e Brozovic sicuramente avremmo fatto qualcosa di più. Senti, domani ritorna la Champions League. Allora, che prevedi? Tanto, credi che l'unica partita scontata, insomma, sia quella del Barça col Paris Saint-Germain? E le altre, visto Vidal rischia di stare fuori perché ha una tonsillite, visto che il Real Madrid gli dovrebbe addirittura mancare Benzema, Modric e Bale tutti insieme, visto che è ancora emergenza per Pep Guardiola con Ribéry, Robben, Schweinsteiger, Alaba, Benatia, no, forse rientra solo Benatia che sta scontando la squalifica. E qual è secondo te, quali possibili, chi passerà al turno di queste qua, poi alla fine di queste, quali saranno le quattro squadre che si contenderanno la coppa con le orecchie? Sulla carta il Barcellona ormai è già passato, quindi questo è poco ma sicuro, sicuramente passerà al turno senza troppe difficoltà ovviamente. Per quello che riguarda le altre, anche il Porto comunque sulla carta dovrebbe essere già passato, anche se comunque sappiamo tutti il Bayern Monaco come è fatto, e ci sarà sicuramente un ritorno della squadra tedesca, sicuramente tireranno fuori gli attributi e ci sarà una bellissima partita. Però comunque credo che anche il derby di Madrid regalerà spettacolo, anche perché il Real Madrid insomma in casa ha sempre fatto risultato, ma Simeone ha qualche carta da giocarsi, soprattutto quando insomma nel derby, il derby è sempre il derby. Per quello che riguarda la Juve, la Juventus deve stare attenta, ma insomma ha dimostrato a Dortmund di avere già le carte in regola per fare una grandissima partita. Quindi sicuramente io credo che le quattro squadre, do per certo Barcellona e Juventus, e poi dall'altra parte, cioè le altre squadre, secondo me potrebbero giocarsela sicuramente a darmi pare il Real con l'Atletico, non mi sento di dare una, di sbilanciarmi sul derby, perché comunque è un X2, cioè quella chi passa comunque. Cioè, sarà una bella vittoria, sicuramente una grande partita, ma non si può pronosticare un derby del genere. Mentre per quello che riguarda il Bayern Monaco, secondo me tanto coraggio, tanta voglia di vincere, ma non ci dimentichiamo che il Porto comunque gli basta anche un gol insomma per passare il turno, diciamo, cioè, non penso che farà una Caporetto clamorosa questo Porto, anche perché all'andata insomma ha completamente devastato un Bayern Monaco che non c'era proprio con la testa. Quindi non lo so, io mi sento di dire Barcellona, Juventus e Porto, e la quarta lascio il punto interrogativo, Maxi, perché veramente è una partita che non so come andrà a finire. Eh sì, questa hai ragione, ci attendono 2 giorni di grande